L'amministrazione provinciale è scesa in campo, è proposta anche dal presidente Giurano, ci stiamo muovendo tutti su binari diversi. A livello nazionale i nostri parlamentari stanno presidiando Camera e Senato per cercare di ottenere la riapertura dell'aeroporto di Parigi, per evitare che il danno possa ulteriormente, il danno di immagine che stiamo ricevendo da questa comunicazione distorta possa buttare all'aria tutto il lavoro di 10 anni veramente di investimenti per far sì che questa provincia diventasse una provincia d'eccellenza come meta turistica. Oggi qui abbiamo insediato un tavolo permanente con operatori, alberghitori e agenzie di viaggio. Il messaggio è chiaro, noi siamo una provincia di guerra, ci sono 18 gradi, i nostri turisti continuano nel centro storico a passeggiare e si potrebbe anche lì andare al mare a prendere un po' di sole. Quindi lo vogliamo comunicare sui siti di tutte le strutture, vogliamo mettere un testo unico che stiamo stilando proprio in questo momento, un testo che rassereni e che dia veramente l'idea di quello che in questo momento c'è a Trapani, cioè bel tempo in realtà. Qualche disagio legato alla chiusura dell'aeroporto, sicuramente lì c'è, però ci sono anche altri modi per arrivare in questi giorni, anche tramite l'aeroporto di Palermo. Quindi è bene dirlo che non c'è nessuna guerra in città di Trapani, in provincia di Trapani, ci sono soltanto delle esigenze militari per l'utilizzo dell'aeroporto civile. Questa è la situazione, questo è il messaggio che tutti stiamo cercando di dare e vogliamo sicuramente far sì che possa veicolare e arrivare a quante più persone possibili.